Abbiamo incontrato i commissari Gentiloni, Schmidt, Alli, Ferreira. C'è davvero piena sintonia anche sul collegamento tra quelle che saranno le risorse che arriveranno da Next Generation EU, quello che noi chiamiamo PNRR, e soprattutto l'agenda settennale 2021-2027, che per l'Emilia-Romagna sarà di circa 3 miliardi di euro a fronte dei 2 miliardi e 4 del settennato precedente. Poi abbiamo posto alcune questioni problematiche che vanno dal tema degli ETS per l'industria ceramica e l'automotive, e dall'altro il tema della difesa dell'aceto balsamico tradizionale e l'aceto DOP e l'aceto balsamico IGP, perché la Slovenia sta rischiando di accelerare su scelte che non ci vanno per nulla bene. Oltre alle due che ho appena detto, c'è la questione di conciliare l'opportunità di fare impresa, ma evitando di andare in luoghi per fare profitti e poi al tempo che si ritiene più opportuno sulla pelle di lavoratrici e lavoratori, cosa per noi vergognosa e inaccettabile, spostare la produzione dove il costo del lavoro è più basso. Utilizzeremo parte dei fondi europei alla voce FSE, Fondo Sociale Europeo, trasferire risorse alle regioni per fare nuovi nidi, ma poi vogliamo noi nell'arco di alcuni anni arrivare anche all'azzeramento non solo delle liste d'attesa, ma anche delle rette, perché crediamo che sia un servizio troppo importante per le famiglie che lo richiedono.